Radio Radicale, siamo con Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Cultura di Montecitorio, per parlare di quella che è stata definita come la figuraccia olimpica del governo italiano sulla riforma dello sport, che come ricorderete venne approvata durante il governo giallo-verde e che espropriava il CONI dalle sue competenze di autogoverno dello sport. Questa, diciamo, modifica legislativa che non si era ancora, diciamo, che non era, diciamo, resa definitiva dall'attuazione dei decreti legislativi sullo sport, ha creato una forte polemica in seno al Comitato Olimpico Internazionale che addirittura avrebbe sanzionato il nostro paese in vista delle Olimpiadi del 2021 di Tokyo, togliendo la possibilità di essere rappresentati con la bandiera, la più grossa umiliazione olimpica che si conosca. Allora, che cosa è successo, onorevole Mollicone, e soprattutto come interviene il decreto di oggi, e soprattutto voi in che termini avevate già previsto questa, diciamo, figuraccia olimpionica? Il governo Conte, anzi ormai il dimissionato governo Conte, con il ministro Spadafora allo sport, ha vinto la medaglia d'oro della GAF mondiale, rischiando l'umiliazione all'Italia di sfilare alle Olimpiadi senza bandiera e senza inno. Questo era il punto di caduta, è stato il punto di caduta dell'arroganza di una riforma dello sport che grazie alle audizioni volute da Fratelli d'Italia e dall'opposizione di tutto il mondo dello sport in questi giorni è stata bocciata da tutto il mondo dello sport. Non solo una sola federazione, una lega, dal calcio al basket, dal volley a tutti gli sport dilettantistici, a tutte le associazioni sportive, agli enti di promozione sportiva hanno promosso questa riforma. In più, questo il decreto emanato a governo ormai dimissionato, d'urgenza per evitare questa gaffe mondiale alle Olimpiadi, contraddice tutto proprio il tema della riforma dello sport, che era basata sullo scardinare la territorialità e la governance del CONI, che ricordiamo viene da fine dell'Ottocento, per cui ha più di un secolo di storia. E l'indipendenza dello sport, oltre ad essere un caposaldo di libertà, come tutte, diciamo, le indipendenze dei vari ambiti, dei vari settori, è condizione necessaria e perché appunto a livello di CIO si possa essere riconosciuti come nazione olimpica. Quindi questo decreto di fatto va a smentire tutta la riforma Spadafora e tutti i decreti delegati, che ricordiamo, sono passati in commissione adesso e sono in esame adesso in commissione, di cui noi proprio alla luce di questo decreto abbiamo chiesto il ritiro. Perché? Perché tranne la delega, proprio quella, diciamo, simbolica sull'articolo 1 che disarticolava il CONI, la territorialità, e quindi metteva il cappello della politica sullo sport, e quella è stata fermata da un nostro emendamento a mia firma, che Fratelli d'Italia come unica forza politica ha presentato ed è stato approvato nella legge, nel testo originario della legge di riforma, e che sostanzialmente imponeva agli uffici legali del Dipartimento dello Sport e di Sport e Salute di confrontarsi con il CIO per il rispetto della Carta Olimpica. Con questa semplice dicitura si è creata questa situazione di confronto ed è stata prima bloccata la delega che appunto disarticolava la governance del CONI, e poi di fatto si è dovuti arrivare a questo decreto. Quindi è una vittoria che noi rivendichiamo e come Fratelli d'Italia, come opposizione, come lavoro nella Commissione Sport, di cui mi onoro di essere il capogruppo, e denuncia il fallimento totale del ministro Spadafora, che invece di stanziare 400.000 euro per la ricorrenza del Partito Comunista Italiano, farebbe bene a capire che lo sport italiano deve essere indipendente, non può essere, non siamo in Cina, non siamo nei regimi comunisti, dove anche lo sport è sottoposto al controllo dello Stato, per cui adesso noi chiediamo il ritiro delle altre deleghe. Perché? Perché queste altre deleghe vanno soprattutto sul registro nazionale, che dà facoltà al Dipartimento, quindi a un organismo politico della Presidenza del Consiglio, di dire se una federazione può essere iscritta o no, se un'associazione può essere iscritta o no, ancora interferisce sull'indipendenza dello sport. Quindi queste deleghe vanno riscritte, vanno fermate,
e auspichiamo che si vada alle elezioni, perché questa è la proposta di Fratelli d'Italia, ma qualora ci dovesse essere, Dio non voglia, un Conte Ter o un altro governo giallo-verde, che almeno il ministro dello sport cambi e cambi questa riforma. Allora, che cosa rimane adesso della riforma Valente Giorgetti? Rimane sicuramente l'abolizione del vincolo sportivo, che è un'altra follia e che tutte le federazioni hanno contestato. Rimane una struttura burocratica complicatissima, che invece di aiutare il mondo sportivo a riconoscere e abolire il precariato, di fatto impedisce e aumenta la disoccupazione, perché le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le stesse federazioni non possono reggere la burocratizzazione, l'appesantimento dei contratti di lavoro previsti, e quindi in nome di un'astratta difesa e di lotta al precariato, che ovviamente in principio condividiamo, in realtà si sono trovate le formule che sono assolutamente controproducenti e metteranno in ginocchio gli enti sportivi. Concludo con l'invito perentorio da parte dell'opposizione, viste anche le audizioni, a riaprire tutta la filiera dello sport, l'impiantistica, i circuiti, i circoli, le associazioni, perché questa filiera sta facendo la fame. Io conosco proprietari di palestre che fanno altri lavori, per carità nobilissimi, ma che sono allo stremo. Non c'è nessun motivo per cui non si possano riaprire le palestre, perché gli imprenditori e i proprietari di queste strutture si erano già organizzati e avevano già rispettato tutte le norme di prevenzione e sicurezza. Bene, io la ringrazio molto per averci un po' aggiornato sugli sviluppi di questa, diciamo, Cavoretto sportiva. Ringrazio Federico Mollicone di Fratelli d'Italia. Grazie.